Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove faremo una nuova parte del gameplay di Nazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Questa volta purtroppo non è con noi il grande Axel perché proprio mentre registravo la seconda parte di Nazuma Eleven 1-2-3, la leggenda di Mark Evans, lui mi ha scritto e mi ha detto che non sta tanto bene, quindi oggi purtroppo non può partecipare al video. Quindi speriamo che ci sarà al prossimo. Ed è un vero peccato che oggi non è con noi. Allora, eravamo rimasti dove dovevamo fare la partita contro la Garden Eleven. Quindi parliamo con Arbega e cominciamo. Sarà veramente una bella partita. Allora, dobbiamo mettere in campo JP e Frank, e Buki e Terry e Riccardo li dobbiamo lasciare fuori. Allora mi sa che siamo già a posto. Victor io lo metterei, però bisogna vedere se possiamo. Sì, lo metto. Frank e JP ci sono già. Allora devo mettere fuori Riccardo ancora. No, Shindo lo devo mettere in campo allora. E perché? Ah, pure i Buki, pure Terry dobbiamo metterli. Ah, avevo capito il contrario, di toglierli. Chi togliamo adesso? Gabi? No. Faye al momento non ci serve. Ok, mettiamo questi giocatori in campo e... Allora, no, aspetta, vediamo. JP in porta. Frank a centrocampo. Victor per ora lo possiamo anche lasciare fuori. Terry e Riccardo in panchina. Frank è pure convinto di riuscire a svegliare la sua soul. Ed eccoci pronti alla partita contro la Garden Eleven. Siamo al terzo turno del Gran Celesta Galaxy. Livello 33 entrambe le squadre, quindi dovremmo farcela tranquillamente a vincere. Andiamo al loro portiere. Rondula Flair, questo è... No, questo non è che è Rondula Flair. Questo è Rodan, cioè Gasgula, con il suo potente letale Kazan Ray. Qui la loro squadra. Hanno solo un panchinaro, questo qua, che bello. Ok, questo è il loro schema. E il loro, allenatore, che aumenta di 30 la potenza della marcia dei pinguini e rilascia i PT. I TTP li lascia uguali. Eccoci allo Starship Stadium sul pianeta Gardon. Il nostro amico telecronista. Ok, ecco qua che ci spiegano come funzionano quei cosi che vi avevo parlato, che non fanno uscire il pallone. Infatti rimbalza, se vedete le immagini. Ok, possiamo cominciare la partita. Ok, dobbiamo subito riempire la barra. Direi di andare a segnare un bel gol se il portiere non è invincibile. Grande Falco. Perfetto, non è invincibile. Attiviamo subito la Soul. E andiamo a segnare 1-0. Ok, vediamo la Soul Strike. Livello 2 aumenta di 35 la potenza di stordimento di questo tiro. 523. Diciamo che Viverna Bianca di Bailong avrebbe fatto un valore più alto. Però ci deve bastare qualunque No, colpo critico. No, ma dai, non ci posso credere. Cominciamo come nelle partite del Galaxy Supernova. Vabbè, qui siamo ancora in possesso della palla.
Possiamo di nuovo passare il pallone a Falco, Matataghi. Questa volta segneremo. Ok, risparmio del 20% della Soul Strike. Quindi invece di spendere 50 SP ne spendiamo 40. È il valore più basso. Però il portiere non può pararlo. È un altro colpo critico, avete visto? Ne ha fatto un altro, non ci posso credere. Pure nella storia ne fanno così spesso. Però vabbè, l'importante è che abbiamo riempito la barra. Ok, vediamo che cosa succede. Palla a Gasgula. Attenzione! Eccolo! La soul di Frank, Buffalo. Eccone, finalmente abbiamo sbloccato un'altra soul. Ok, vediamo la soul strike di questa nuovissima soul. Livello 2, non ho capito bene che extra è, però vediamo. Guardate che potenza! E aumentano sempre di più i giocatori che imparano le soul in questa squadra. No, peccato. Ok, Arion ruba palla, forse. Sì. Ok, avanziamo con Falco, però non può usare la Soul Strike. Può usare invece l'attacco parkour V3. L'ho allenato nelle amichevoli. 258. Basterà per superare un colpo critico dell'avversario? No. No. Neanche il colpo critico, neanche senza colpo critico ce la farà. Dai. Ok, questa è una tecnica di dribbling magma carpet. Tappeto magmatico, qualcosa di simile. Ah, pantano di magma mi sembra che si chiama, eh. Ok, qua abbiamo due tattiche. Vediamo se riusciamo a utilizzarla. Eh no, questo c'ha la marcia dei pinguini, non vale. Dai, gol di rialzati! Hanno tirato. Mi fa costare 55 PT, poi la mano insuperabile. Questa non me la spiego. Invece ecco qua... Kazam Gun. Una tecnica dei magmaviani. Del pianeta... Come si chiama? Oh mamma, Gardon, ecco, mi sembrava strano. Mi dimentico pure i nomi dei pianeti, allora siamo a posto. Ok, andiamo a segnare con Bylong. Dovrebbe bastare semplicemente l'uragano bianco, grado 2. 347, forse non basta, ma forse l'avversario non può usare più la tecnica. Esatto, perfetto, 2-0, li stiamo proprio distruggendo, eh. Cioè vabbè, col 2-0 ancora no, però li distruggeremo. Siamo al 22esimo. Però adesso che lo vado a notare. Adesso lascio un momento lo schermo sopra, ma guardatelo come scorre più in fretta il tempo. Guardate sopra lo schermo come scorre più in fretta. Forse non è vero, però a me sembrerebbe. Ok, perfetto, hanno fatto un tiro da lontano loro. Kazam Gun. Non mi ricordo però come si chiamava. Vabbè dai, lo possiamo bloccare con Gabi. Forse lo blocchiamo. Sì, grande Gabi, l'ha bloccato. Ok, adesso prende palla a Gasgula. Ecco la sua soul. La soul di Gasgula.
E vabbè, se usa la parata ardente anche JP, poi oh. Ok, finisce qua il primo tempo. Ci hanno segnato un gol. Anzi no, no. Adesso che ci penso, 2-0. È vero, non hanno segnato. Non so che stupidata ho detto. Boh. Ok, qua il capitano si arrabbia perché non ha fatto quello che voleva lui. Gasgula. Qui non c'è ancora traccia di Terry e Riccardo. Adesso ormai non si sa più cosa pensare. Se è vero che torneranno per la partita oppure no. Attenzione, Gasgula ruba palla a un suo compagno. È invincibile, eh. No Gabi, non andargli addosso, so che vuoi rubare la palla però. Vabbè, le tecniche costano zero perché è invincibile. Ormai siamo sicuri che segnerà con la sua solo strike, che è simile a quella del leone, eh. Ha fatto 478, 262, la metà più o meno. Beh, questo gol era inevitabile. Adesso sì che ha segnato seriamente, non come prima. Come ha fatto JP a non pararlo, visto che è un portiere così forte? Oh, attenzione, guardate qua. Guardate che entrata spettacolare. Entrata spettacolare di Terry e Riccardo che ritornano. Finalmente, direi. Ok, adesso dobbiamo mettere in campo Terry e Riccardo. Finalmente tiriamo via quello scarso di JP. Che non ci serve a niente. E poi chi è che togliamo al posto di Riccardo? Per ora direi di tirare via Wolfram, tanto non ci serve per ora. Ok, ecco qua le sostituzioni. Riempiamo la barra. Ok, andiamo a fare un altro bel gol, sempre se ci riusciamo. Perché forse il portiere farà un valore più alto dell'attacco parkour. Se usa la tecnica. Ok, bene, non l'ha usata. No! 3-1, perfetto. Abbiamo riempito la barra. Gasgola prende palla. Ed ecco che va al tiro. Riuscirà a segnare a Terry come ha fatto con JP. Oh, attenzione, guardate qua. La parata. Ecco la soul di Terry. Mammut. Ecco, palla a Riccardo. E attenzione, ecco qui la soul pure di Riccardo. Pure la sua soul si è risvegliata.
e la sua è quella del pavone. Perfetto, riempiamo di nuovo la barra. Vediamo la Soul Strike di Riccardo. Livello 2, sempre quella di prima, che non so cos'è, che extra è. Spettacolare questa Soul Strike, spettacolare. Andiamo di nuovo al tiro con Falco, cioè Matataghi. Altro gol, vai. 4-1. I magmaviani li stiamo proprio distruggendo. Ok. Barra completata. Falco prende palla, la passa a Riccardo. Ora vediamo che tutti quelli di Garden scattano in avanti. Cioè no, sì, non se non sbaglio si ritirano. Però attenzione, perché Riccardo dice di non avanzare, perché gli ha detto qualcosa il vecchio saggio prima. Però guardate dal cielo cosa succede. Meteoriti che cadono sul campo. Ed è ovvio che è un'opera di Gasgula. Però attenzione, ecco la Soul di Arbega Gardon. Ok, la partita continua, siamo con Riccardo davanti alla porta, non so perché. Tiriamo con tiro sonoro. Colpo critico, grande. Doveva toccare pure a noi prima o poi, E vai, senza il colpo critico non avremmo segnato. Ok, questo è un pantano di magma. Grande gol di che anticipa. Abbiamo già tre solo attivate. Direi di disattivarne una. Tipo quella di Frank, che non ci serve più. Ok, Soul Strike. No, ho anticipato Bylong. Vabbè dai, stiamo al 21esimo, non manca molto per finire la partita. Tanto ormai spero che finisca più presto, visto che li stiamo proprio distruggendo questi. Però attenzione, sono arrivato in porta. Fallisce la extra di Buki, Terry. Ecco il solito Kazan Gun. Ah, eccomi, se non sbaglio si chiama missile vulcanico. Dai, facciamo pure un sesto gol. Al 26esimo, sì, ce la facciamo.
No, non ci credo, non ha preso il passaggio, Bylong. Credevo che era perfetto. Fallo, vabbè, niente, l'altro gol non lo facciamo più. Siamo al 28esimo, quasi finito, quasi scaduto. Forse riusciamo a utilizzare... Sì, dai, riusciamo a rubare palla. Forse con un tiro da lontano, però possiamo fare qualcosa. No, troppo tardi, è finita la partita. 5-1 contro il pianeta Gardon. Fin troppo facile, direi. Ok, abbiamo tenuto la divisa, i guanti e lo stem... E... lo schema... Qui tutti che aumentano di livello, ma nessuna nuova tecnica. Abbiamo abbattuto pure il pianeta Gardon. Abbiamo vinto pure il terzo turno del torneo Gran Celesta Galaxy. Ecco che qua Terry e Riccardo raccontano la loro storia. La loro storia. Quello che è successo dopo che quei due magmavian le hanno buttati nella lava. In verità era per risvegliare le loro soul. Ok, qua ci sono due fratelli. Ryuger e Gandares si chiamano. Un pochino poco stupidini, direi. Ed ecco che Arbega consegna la pietra rossa a Arion. Attenzione che abbiamo ottenuto pure la quarta pietra, eh. Ok, guardate qua la mappa. Direi è ora di andare al Galaxy Nuts Go. Ce ne possiamo andare da questo pianeta. Ancora non sappiamo niente sul prossimo, ma presto sapremo qualcosa di più. Ok, rieccoci nella stanza di Arion, dove ha riunito tre delle quattro pietre. Ecco che compare Katora. Ma attenzione!
La manager, cioè Glass, invece, anche se in verità è Potomuri, vede che in verità Katora esiste, visto che non ci credeva, era sicuro che Potomuri era sicuro che non esisteva più Katora. Ma attenzione che adesso la vede. Ok. Abbiamo finito quest'altro capitolo. Ecco una piccola anteprima del prossimo capitolo. Dai, quasi non ci credo, abbiamo finito il capitolo 8, siamo al 9 e tra veramente pochi video, saranno 3 o 4 video ancora, e la storia la finiamo. Poi ci saranno le parti extra, i reclutamenti, le amichevoli, così. Ed ecco che compare Potomuri. Finalmente crede all'esistenza di Katora. Ecco Victor, che riesce a sentire le parole di questa persona che è una servitrice di Katora, ma ha intenzioni brutte, cioè ha brutte intenzioni. Ed ecco che Victor racconta tutto alla regina Roleia. Ed ecco che però è troppo tardi, perché è arrivata questa persona che aveva cattive intenzioni. Vuole sostituire la principessa Katora, la regina Roleia. E diciamo che è una cosa che aveva già spoilerato Axel negli scorsi video. Riccardo adesso va nella stanza dell'allenatore, che non c'è, però vede alcuni documenti. Chissà cosa sono. Ed ecco i giocatori che si allenano nella Dark Room. Dove Cheris si è fatta male pure con gli ologrammi. Ok, adesso abbiamo la possibilità di salvare. Questo video è durato un po' meno del solito, credevo di più. Invece credevo che su Magmavia, su Gardon, ci stavamo più di tutti gli altri pianeti, invece ci siamo stati di meno. Vabbè, questo video allora è durato un po' meno, siamo a 28 minuti e 29. E direi che allora per questo video è tutto, nel prossimo viaggeremo per il prossimo pianeta, non perdetevelo che è veramente un bel pianeta. E lui è grande da visitare soprattutto, veramente ci vuole un po' a visitarlo. Speriamo solo che nel prossimo video ci sarà Axel, ci sarà anche il grande Axel, speriamo che sta bene per i prossimi giorni. Allora direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!